Senatore Turco, è di poche ore la notizia che con un decreto legge è stato riappostato il miliardo di euro per la decarbonizzazione. Ma sì, noi possiamo essere solo contenti di questo, però abbiamo la necessità di risposte urgenti. Ciò che avverrà nel futuro, vedremo poi nel dettaglio il futuro cosa poi produrrà di concreto. Oggi però ci sono delle urgenze e abbiamo più volte chiesto al governo, con riferimento alla questione ILVA, il pagamento delle fatture scadute per tutto l'indotto. Si parla di oltre 150 milioni e noi attendiamo a questo punto dal ministro Urso concretezza a tutte le chiacchiere che lui ha continuato a fare su questo tema, senza dare una risposta concreta sui crediti maturati e vantati dalle imprese di Taranto. Dopodiché tutti i progetti futuri li vedremo poi nel dettaglio quando verranno presentati. Come intende proseguire la sua azione sul territorio il Movimento 5 Stelle? Qui grazie al grande lavoro che è stato fatto dal nostro coordinatore provinciale, l'avvocato Francesco Nevoli, al nostro consigliere comunale Mario Done e al responsabile del gruppo territoriale, ci stiamo finalmente radicando su tutta la provincia di Taranto con degli iscritti che crescono sempre di più. Il Movimento 5 Stelle è un movimento giovane, un movimento politico giovane, abbiamo appena 13 anni, quindi senza un'organizzazione fino all'altro ieri, finalmente adesso stiamo scendendo sui territori, stiamo facendo un investimento per il futuro, perché stiamo innanzitutto puntando su una classe dirigente che abbia poi i titoli per governare i territori e soprattutto dare delle soluzioni concrete ai problemi dei cittadini e delle imprese. Al sindaco Melucci cosa si sente di dire? Il sindaco Melucci ha fatto una scelta cosiddetta fuori campo. Mi consenta questa battuta, lui aveva avuto un mandato elettorale di rappresentare la città e di portare avanti un programma e dei temi. Purtroppo ha perso la via maestra, ha fatto una scelta fuori campo, come dicevo, per cui ne darà conto poi ai cittadini del suo operato. Noi andremo avanti andando a sostenere quei temi e quel programma, perché crediamo in una Taranto diversa, in una Taranto che non dipenda più dall'acciaio e dai problemi ambientali e sanitari che sono sotto gli occhi dei cittadini, e soprattutto una Taranto che affronti finalmente la riconversione economico, sociale e culturale tanto attesa, perché oggi il problema principale sono la perdita di giovani che non trovano qui futuro e che sono costretti ad andare via. Francesco Nevoli, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle. Venuta meno la raccolta di firme per lo scioglimento del Consiglio Comunale, adesso quali sono le indicazioni, le direttive del 5 Stelle per quanto riguarda l'amministrazione comunale? Le direttive sono sempre le stesse, perché noi comunque abbiamo ricevuto un mandato dai cittadini sulla base di un programma elettorale, per cui noi quei punti continueremo a sostenere fortemente e grideremo costantemente ogni giorno, tra le altre cose, il nostro no al consumo di suolo, perché il problema fondamentale che di qui a breve si porrà nell'assise comunale sarà quello legato al comparto 32, sul quale problema noi abbiamo immediatamente gridato a tutti gli altri consiglieri allorché eravamo in maggioranza, che non si poteva procedere in quella maniera, e di qui a breve io credo che il problema tornerà ad essere attuale e quindi noi siamo pronti ad elevare le barricate. Mario Done, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, che aria tira tra i banchi del Consiglio? L'aria è di assoluta incertezza, di instabilità, perché l'ultimo Consiglio Comunale ha dimostrato che questa è una maggioranza che ha dei numeri risicatissimi, che ha sicuramente che ha poca chiarezza soprattutto sull'azione amministrativa, sull'azione di governo. Noi continueremo in questa fase a fare una dura opposizione e a mettere sempre al centro i temi che abbiamo sin dall'inizio sposato con il nostro programma che avevamo sottoscritto col sindaco Melucci. Su quello noi diamo la nostra disponibilità a ragionare, a riguardare quei temi che erano scritti e sottoscritti anche dal sindaco Melucci in campagna elettorale, quindi nel patto dei cittadini.
L'aria è quella, ripeto, di assoluta incertezza, di instabilità, di un'azione amministrativa molto, molto blanda, e quindi servono risposte. La situazione Ilva, giochi del Mediterraneo, POG, comparto 32, servono tante risposte che in questo clima ambiente abbiamo sollevato da tempo. Noi la situazione di clima ambiente, la situazione finanziaria, questo contratto di servizi di cui tanto si parla ma che ancora non vediamo, insomma le situazioni sono tante. Come diceva il nostro consigliere Mario Done, nonostante le difficoltà che sta subendo il nostro territorio e la città, noi continueremo a lavorare per il territorio e a radicalizzare il lavoro del Movimento 5 Stelle qui a Taranto, e lo possiamo già anche notare dalla grande partecipazione che c'è questa sera per la nostra assemblea provinciale. Come si lavora in regione con l'alleanza con il presidente Emiliano? I nostri consiglieri regionali stanno portando avanti i temi che sono identitari del Movimento 5 Stelle. Abbiamo lavorato per rafforzare il reddito di dignità già esistente, per andare a sopperire, appunto, andare a recuperare quello che era stato tolto dal governo Meloni. Abbiamo rafforzato quindi questa misura per sopperire appunto a questa mancanza. Inoltre sul campo dell'energia, per esempio sul reddito energetico, stiamo spingendo molto. Sulla sanità stiamo provando a dare il nostro contributo. Ovviamente non è facile perché è una maggioranza molto larga, però stiamo provando a portare, diciamo, a dare un'impronta anche al governo regionale come Movimento 5 Stelle.